L'Università della Terza Età di Crispiano partecipa all'organizzazione del tour urbano per le vie della Merini promosso dall'Infopoint di Crispiano per condividere il messaggio culturale, umano e poetico di Alda Merini e anche per raccontare la potenza e la bellezza della vita. Ricordando i soggiorni a Crispiano della poetessa in compagnia del marito, grande medico e poeta tarantino Michele Pierri. Sono Anna De Marco, sono una guida regionale, quindi abilitata dalla Regione Puglia e sono quasi 40 anni che mi occupo di promozione e valorizzazione del territorio. Un territorio che trovo ricco di unicità. Abbiamo iniziato con tante difficoltà tanti anni fa, però noi siamo stati il primo paese della provincia di Taranto a parlare di turismo. Il percorso di questa mattina io oserei definirlo davvero un percorso speciale. È un percorso speciale perché è una sorta di proprio di passeggiata letteraria che ci condurrà piano piano dopo 11 tappe alla villa della grandissima poetessa Alda Merini. Un tour tra le vie del paese, un tour urbano per conoscere i luoghi frequentati anche da Alda Merini e Michele Pierri. Un tour che vuole costruire anche un itinerario turistico per ricordare il passaggio di questa grande poetessa tra le nostre strade e soprattutto l'eredità che ha lasciato, perché quando era qui a Crispiano insieme all'amato Michele Pierri ha avuto anche una produzione artistica davvero importante. Sono molto contenta, onorata e privilegiata di aver dato voce alla lettura della vita e alcune poesie, citazioni di alcune poesie di Alda Merini. È stata un'esperienza molto coinvolgente e anche emozionante. Quindi ringrazio veramente Emanuela Santoro e grazie a tutti coloro che hanno girato intorno a questo progetto e a questo tour letterario di Alda Merini. Grazie. Mi ritrovo qui alla fine, alla conclusione di questa prima edizione del tour per le vie di Alda Merini, un tour dedicato interamente a questa poetessa che ha vissuto all'interno del nostro territorio alcuni anni della sua vita. Questo tour è stato per me un'esperienza oltre la parte turistica, diventerà sicuramente qualcosa di importante per il territorio, qualcosa di fondamentale a livello culturale. Costruito con delle donne per altre donne, con la voce di una donna che ha sofferto e che ha gioito questo territorio. Siamo quasi nella conclusione di questa giornata itinerante dedicata al rapporto fra Alda Merini e Michele Pierri. Sono davvero contento e felice di aver concluso questo percorso per le vie di Crispiano, perché qui nella villa in cui ci troviamo adesso ha trovato un senso compiuto il sodalizio artistico tra Michele Pierri, ovviamente il poeta chirurgo, e Alda Merini, e mio padre, il pittore Mario Pierri, che qui viveva dal 1980. E proprio in questa villa molte conversazioni, molte poesie, molti ritratti hanno visto la luce. L'indimenticata poetessa e scrittrice Alda Merini, che in Crispiano ha riscoperto un luogo in cui ritirarsi tra le bellezze della natura e la tranquillità dell'anima, resta ancora nel cuore dei crispianesi che l'hanno conosciuta e che a distanza di anni hanno voluto renderle omaggio e ricordarla attraverso una giornata
vissuta all'insegna della cultura e della divulgazione. Vi invitiamo a seguirci sui nostri canali per tutti gli aggiornamenti. Grazie.